Ci sono molte questioni all'ordine del giorno, in particolare questo è un momento molto delicato in quanto stiamo attendendo l'approvazione della legge di bilancio 2022, quindi molti sono i dubbi e si spera che il legislatore li possa sciogliere proprio nelle prossime settimane. Quindi oggi sarà un'occasione proprio per confrontarsi su quelle che sono le questioni critiche rispetto alle quali si auspica appunto un intervento chiarificatore. Tra le varie questioni possiamo citare per esempio la qualificazione degli edifici, in quanto nella pratica ci rendiamo conto di come alcune realtà possono essere qualificate o come condomini oppure come unità funzionalmente autonome indipendenti. Ovviamente qualificare un edificio in un modo o nell'altro ha dei riflessi sul piano fiscale molto importanti e quindi impone naturalmente un inquadramento giuridico e un'istruttoria caso per caso molto accurata. Ci sono molti aspetti appunto che devono essere chiariti e definiti. L'Agenzia delle Entrate sta emettendo molti interpelli, ma non è sufficiente tutta questa prassi in quanto nella realtà molti sono i dubbi che sorgono e le stesse interrogazioni parlamentari lo dimostrano in quanto mettono in luce l'esigenza di un intervento di sistema. Nel senso che assistiamo a degli interventi frammentari e quindi quello che manca è forse una visione di insieme.